Ciao a tutti ragazzi, qui Alessandro di Social Media Ex Italia e quest'oggi andremo a parlare di un argomento molto importante che abbiamo già visto in precedenza ed è appunto la categorizzazione di un account e scoprire appunto come categorizzare un account, ma soprattutto vedere se il proprio account è verificato attraverso degli accorgimenti che adesso vi andrò a spiegare. Innanzitutto, che cos'è la categorizzazione di un account? Molto semplicemente, Instagram deve capire a quale pubblico e a quale nicchia deve far vedere appunto i nostri contenuti, i nostri post e quant'altro. E quindi deve categorizzare un account. E per categorizzarlo bisogna semplicemente interagire con la nicchia in cui vogliamo essere. Quindi ipotesi, questo account che vedete è nella nicchia cartoon, quindi per fare in modo che Instagram mi categorizzi l'account nella nicchia cartoon, io dovrò andare a svolgere delle azioni particolari, ok? Partiamo dalla base, dal principio. Per categorizzare un account in questa nicchia, la cosa principale, ok? Ci sono diverse cose, che bisogna assolutamente fare. Innanzitutto, i contenuti, ok? Devono essere della nicchia in cui vogliamo essere, quindi della nicchia cartoon, ok? Se voi atterrate su questo account, non vedrete mai contenuti che non siano cartoon, quindi cartoni virali, eccetera, eccetera, ok? Quindi non ne vedrete mezzo. Sono tutti cartoon. Punto numero 2, i seguiti. Ok? Dovete seguire account della stessa nicchia. Quindi se voi andate a vedere e scorrete i seguiti, voi vedete che sono tutti account cartoons. Non ce n'è uno che non sia cartoons. Punto numero 3, le interazioni. Ok? Le interazioni vanno fatte solo con account cartoon. Quindi ipotesi, like e commento. Ipotesi. Ok. Andiamo a lasciare un like. C'è già. Ok, ragazzi, quindi like a pagine e a contenuti della stessa nicchia. Facendo questo tipo di lavoro costantemente, quindi seguire le stesse pagine, postare contenuti di nicchia e interazioni con account di nicchia, dovreste vedere un explore page tutto sommato di contenuti cartoons barra video virali. Ok? Quindi qualcosa relativo comunque alla nicchia che state cercando di categorizzare. Quindi come metro di paragone potrete appunto, dovete vedere se la vostra Explore page è principalmente occupata da post nella vostra stessa nicchia. A me piace moltissimo Dragon Ball e quindi voi potrete vedere che anche se io non interagisco con account di Dragon Ball, però molto spesso mi fermo a guardare dei post relativi a dei manga, relativi a Dragon Ball. E questo infatti fa vedere come molti post di Dragon Ball compaiono sulla mia Explore page. Quindi, ricapitolando, andiamo a
ripassare velocemente che cosa si intende per categorizzazione, quindi si intende qua per categorizzazione dove Instagram vi posiziona e a chi andrà a far vedere i vostri contenuti, ok? Quindi, ricapitolando, andiamo a seguire pagine cartoon, cioè cartoon relativa alla vostra nicchia, andate a postare contenuti relativi alla vostra nicchia. Parlando di hashtag, dovete utilizzare semplicemente hashtag relativi alla vostra nicchia, altrimenti le cose non vanno, cioè non risultano fatte correttamente, e quindi hashtag relativi alla nicchia e relativi al contenuto principalmente. Però io su questo account non utilizzo assolutamente hashtag, quindi direi che per la categorizzazione potete anche non utilizzare hashtag dal mio punto di vista. Sono più importanti le interazioni, i contenuti e con quali account principalmente interagite, quindi anche su quale account rimanete a guardare dei post, quindi non solo interazione, anche guardare dei post è una cosa che Instagram percepisce. E in particolare è questo, quindi niente di più. Per scoprire se siete categorizzati, dovete guardare la vostra Explore page dopo gli accorgimenti che vi ho detto in precedenza. E per sistemare la quindi per ricategorizzare il vostro account, non dovete far altro che fare quello che ho detto in precedenza, e nel giro di qualche giorno vedrete già comunque l'explore page cambiare, anzi l'explore cambia abbastanza in fretta, però prima che Instagram categorizzi il vostro account, secondo me possono passare anche un paio di mesi, però l'explore tende a cambiare abbastanza in fretta. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero di avervi detto abbastanza velocemente come categorizzare un account e scoprire se siete davvero categorizzati. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo la settimana prossima con un prossimo video. Ciao ragazzi!